Senza barcode, speciale elezioni 2013, eccoci ancora qui. Siamo con Luca Romagnoli. Ciao Luca, ciao. Raccontaci di te. Beh, dimmi brevemente, sono una persona assolutamente normale, nel senso che vivo del mio lavoro, insegno all'università, da sempre faccio politica per passione, ho iniziato da ragazzino, nel fronte della gioventù e poi nel movimento sociale italiano, e l'ho sempre fatta, diciamo, come attività nel tempo libero, diciamo così. Non solo una piccola parentesi, mi ha visto un po' assente, sono stati gli anni in cui ho cercato di laurearmi e di costruirmi una carriera, come poi insomma ho fatto. Quindi non vivo di politica, ma mi piace la politica da sempre. Ho fatto per un periodo il parlamentare europeo, dal 2004 al 2009, sono segretario della Fiamma dal 2002 ad oggi, e cerco di ricavare il tempo alla politica tra la famiglia e il mio lavoro. Io ecco, prima... Vogliamo aggiungere un'altra cosa, mi pago il mutuo per la casa al 50% con mia moglie, come forse non molti in politica fanno, ho una macchina acquistata di seconda mano come tutte le macchine che hanno caratterizzato la mia esistenza, guido la moto, i miei hobby vado sott'acqua, faccio parapendio, in particolare adesso sto facendo il parapendio a motore, ecco, tutte cose che hanno purtroppo poco tempo rispetto a quello che dedico alla politica, al lavoro e alla famiglia. Sembra quasi di avere a che fare con una persona normale in politica ogni tanto. Prima l'ho un po' provocato dicendogli vogliamo una finestra su di voi che dovete cambiarci la vita. E lui ha detto non vogliamo essere così presuntuosi, ed era la risposta esatta. Però i diritti che cerchiamo noi di senza barcode in realtà ci cambiano la vita. Il divorzio breve, ad esempio, il testo Panis che non ha trovato calendarizzazione nella legislatura passata. Oddio, personalmente io sono per la famiglia tradizionale e per me la difesa della famiglia, dell'unità familiare è fondamentale. Certo, mi rendo conto che viviamo nel 2013, che questa unità può essere in alcuni casi fortemente minata da fattori vari, non riconoscerlo sarebbe anche limitante dell'approccio che comunque da laico, anche se sono un credente, però da laico devo dare alla politica, e credo che il divorzio breve sia condivisibile nel momento in cui le situazioni familiari siano così drammaticamente esasperate. Non ha molto senso far attendere due persone periodo che attualmente devono attendere per avere il divorzio, se questo può essere risolutivo e migliorativo della condizione di entrambi, è giusto che ci sia. Ecco, la mia preoccupazione però riguarda soprattutto i figli, che troppo spesso sono oggetti del litigio tra genitori, oggetti di ricatti, oggetto comunque di situazioni di frizione familiare. Con anche riflessi più ampi oltre la famiglia, che francamente preoccupano. Credo che se io fossi un magistrato, se comunque dovessi occuparmi di questo tipo di problemi, perché per me rimane un problema la rottura di una famiglia, non è una bella soluzione, è comunque una cosa che non fa piacere. Ecco, io cercherei prima di tutto di assicurare agli eventuali figli una dignitosa esistenza di un rapporto con entrambi i genitori, cosa che troppo spesso in Italia in effetti non è. Senza barcode nasce proprio seguendo le vicende del divorzio breve e della LID, della Lega Italiana per il Divorzio Breve, quindi conosciamo molto bene quello che tu stavi dicendo, il problema dei bambini. Bambini che si ritrovano a non vivere in famiglie ideali, assolutamente, perché vengono distrutte, ma neanche nelle nuove famiglie. E bambini che a volte si ritrovano a vivere insieme a nuove famiglie composte magari da due adulti dello stesso sesso. Quindi voi cosa ne pensate di convivenze, sia matrimoni, convivenze di fatto tra due persone, e nozze gay, le recenti sentenze di Londra e della Francia? Su questo non posso essere d'accordo con voi, perché ripeto, io credo in una famiglia naturale e tradizionale fondata sulla diversità di genere e non sulla
omogeneità di genere. Per cui un conto è che due persone che decidono di vivere insieme, poi a prescindere che ci sia un rapporto affettuoso, ma anche se semplicemente un rapporto di amicizia, se sono persone che vivono insieme e sono dello stesso sesso e vogliono comunque condividere una serie, alcune delle cose che civilmente si possono condividere, potrei anche non avere nulla in contrario. Diciamo che però la differenza rispetto alla famiglia naturale, la famiglia tradizionale, che deve essere garantita comunque dallo Stato per prima, a mio giudizio, rimane, insomma. Certo. Altra domanda, femminismo, femminicidio, un altro discorso che noi abbiamo dovuto seguire da vicino, insomma, nelle recenti vicende. C'è chi sostiene che il femminicidio è un fenomeno grave ed esistente, chi addirittura lo nega. La vostra posizione? Assolutamente, come si fa a negare un fenomeno che purtroppo avviene? Diciamo che molto di quello che accade nella società italiana, a mio giudizio, è frutto di una educazione scarsissima, ricevuta sia dalla famiglia che dalla scuola, ma soprattutto dalla televisione. Il modello di uomo e donna di successo, il modello di relazioni tra uomo e donna, che troppo spesso la televisione ci travasa, anche il cinema, soprattutto la televisione ci travasa, è un modello falso. Se la famiglia Cesaroni è per gli italiani un modello di famiglia, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella nostra società. Quindi la prima colpa, secondo me, è proprio, viene dal tipo di messaggio che passa sui mezzi di informazione di massa come la televisione. La seconda colpa forse è anche l'incapacità della famiglia italiana, forse anche dell'uomo, ammettiamo, perché no, di adeguarsi ai tempi nel vivere questo rapporto con la donna ancora in maniera forse estremamente conflittuale, estremamente possessivo, e questo sicuramente non è da condividere. Io sono felicemente sposato, adoro mia moglie, e capita ovviamente che su alcune cose si sia d'accordo, ci siano tanto dei momenti di tensione, sì, però diciamo il nostro rapporto costruito sulla base di alcuni valori condivisi, assolutamente non c'è stato nulla di coercitivo nella nostra domanda, e non c'è nulla di coercitivo, per cui io non credo che avremo mai problemi. Alcune persone hanno problemi, secondo me, anche perché nascono da rapporti troppo facilmente intrapresi. La scelta di vivere con una donna, o perché si è sposati o perché si convive, ma comunque di vivere con un'altra persona, non è una scelta semplice. Una volta era più semplice, perché una volta la società era più semplice, si viveva insieme anche per rapporti che non erano solo sentimentali. Il cosiddetto matrimonio romantico, in fondo, è un po' un'invenzione della seconda metà dell'Ottocento, no? Prima era i matrimoni, tutto erano meno che romantico, questo per carità, non che fosse una bella cosa, però socialmente questo aveva dei riflessi di stabilità. Luca, grazie, ancora un paio di domande prima di lasciarti concludere la tua compagnia elettorale, almeno per oggi, poter tornare finalmente a casa. Eutanasia e testamento biologico, lo so che pochi minuti per una risposta del genere sono scarsini, però una tua idea. È un tema molto 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 particolare, sul quale tra l'altro io mi sento un po' in imbarazzo, perché io comunque rappresento un partito che ha tra i suoi valori di fondamento la difesa della vita sempre e comunque, e quindi io questo devo rappresentare. Poi personalmente potrei avere una visione, diciamo, leggermente diversa, nel senso che ritengo che la vita sì vada difesa fino all'ultimo. Siamo assolutamente contrari all'aborto, siamo assolutamente contrari ad ogni forma di soppressione della vita in generale, non solo la vita, ma anche la vita animale e così via. Però è anche vero che nel momento in cui è scientificamente provato
che una persona versa in uno stato irreversibile, beh, in fondo alleviare, diciamo, delle sofferenze potrebbe essere una scelta di civiltà. Però ripeto, questo è il mio pensiero personale. Su questo il partito rimane ancora radicato alla scelta che la vita si difende fino all'ultimo con ogni tentativo che è umanamente possibile va difesa. Lasciamoci con una battuta. 24-25 febbraio i cittadini dicono sì a Luca. Cosa succede il 26? Beh, sicuramente che non faccio il governo con Monti. Questo è l'unica cosa che senz'altro posso garantire. Gli altri, PDL, PD, UDC, riproporranno lo stesso governo, più o meno lo stesso governo che abbiamo avuto. Un governo che sarà di coalizione, un governo di tecnici, un governo che sarà comunque soggetto ai voleri della finanza internazionale dell'Unione Europea, un governo che non ci piaceva e non ci piacerà. Quindi vorrei fare un appello a un voto utile. Il vero voto utile non è alle coalizioni guidate dal PD o dal PDL o da Monti e l'altro, ma è a quei partiti, a quei soggetti che hanno il coraggio di affrontare queste elezioni con un programma chiaro. Invito a guardare il nostro il sito della Fiamma Tricolore, e che anche chiaramente hanno saputo dire no al governo Monti prima e ritengono che un governo fotocopia di quello non sia il bene dell'Italia. L'Italia ha bisogno di una ripresa economica, ha bisogno di un rilancio, e per questo rilancio ha bisogno di politiche completamente diverse da quelle che hanno caratterizzato l'ultimo periodo del governo Monti. Quindi politiche liberiste che noi avversiamo, noi invece siamo per politiche sociali, siamo per politiche che diano la possibilità alla nostra famiglia di consumare, di spendere e di riprendere così la via di un'economia di lavoro, di crescita e quant'altro. Queste politiche sono inconciliabili con chi pervicacemente insiste nel volerci far stare in Europa alle condizioni che la Germania e che l'Unione Europea ci detta. Senza barcode, speciale elezione 2013, apre la finestra su Luca Ragnoli.